Bentornati a Con voi insieme nella fede e come ben potete notare iniziamo il cammino del 2023 con lo sguardo di Gesù bambino, sì, perché è presente Gesù bambino attraverso queste due immagini, il bambino di Praga e il tradizionale bambino della Strenna. E oggi sarà Padre Luigi Gaetani, a cui do il benvenuto, grazie per essere con noi. È sempre bello averti qui in studio, e tutti quanti siamo attratti da quello che tu ci dici, per come lo dici e per quello che ci trasmetti, quindi grazie. Grazie. Grazie a Padre Pablo per la tua presenza, e capiremo perché la presenza di Padre Pablo, soprattutto parlando di Gesù bambino. Perché Gesù bambino è questo piccolo re? Perché c'è una regalità che a noi sfugge e che sta nella fragilissima carne dei bambini. Noi abitualmente abbiniamo la regalità con il potere e invece Gesù abbina la regalità con la fragilità, che è la condizione di tutti quanti noi. Questo mi sembra, come dire, l'elemento più importante. Quindi guardando Gesù, in fin dei conti noi in quel mondo che porta tra le mani ci stiamo con tutta la nostra fragilità, però che viene assunta in tutta la sua bellezza. Perché se non fossimo fragili saremmo inabitati. E forse Gesù non sarebbe venuto a chiamarci se non fossimo stati fragili. Certo. E allora, carissimi amici, Padre Luigi e Padre Pablo, per introdurre ancora al meglio questo nostro argomento, il nostro Fra Michele Piperis ha realizzato per noi e per voi questo video che ci parla della storia del bambino di Praga. Andiamo. O santo bambino, dolce sovrano, dai monti e dal pianto. L'imperatore Ferdinando II aveva voluto i carmelitani a Praga per ringraziare la Vergine del Carmelo per una famosa vittoria del suo esercito sugli eretici nel 1620, e che egli attribuiva la sua intercessione. Al momento della fondazione voleva far dono ai frati di una buona rendita, ma essi rifiutarono in spirito di povertà, non sapendo che la città fosse abitata in gran parte da eretici ostili ai cattolici e che sarebbe stato difficile per loro poter vivere di elemosine. Finché l'imperatore restò a Praga non mancarono gli aiuti, ma quando questi si trasferì a Vienna con la sua corte, la situazione dei frati cominciò a prospettarsi disperata. Il superiore del convento, padre Gianluigi dell'Assunzione di Maria, cercò aiuto nella preghiera e pensò, a buon conto, di procurarsi una statua di Gesù bambino da mettere nell'oratorio del noviziato, perché i novizi, guardandola, si ispirassero a coltivare le virtù genuine dell'infanzia spirituale e nello stesso tempo pregassero Gesù bambino di soccorrerli nei bisogni urgenti della comunità. Ed ecco che la principessa Polissena di Lobkowitz, grande benefattrice dei carmelitani, nell'ottobre del 1628 fece dono ai padri di una statua di cera di Gesù bambino vestito da re, che con la mano destra benediceva, mentre con la sinistra reggeva un globo rappresentante il mondo. Era un prezioso ricordo che sua madre, donna Maria Manriquez de Lara, le aveva regalato come dono di nozze e che aveva portato con sé dalla Spagna quale preziosa reliquia di famiglia. La statua dei Carmelitani appare come una copia identica a quella che Santa Teresa aveva regalato alla venerabile Anna di Sant'Agostino. Attualmente si trova nel monastero di Villanueva della Jara. Nel consegnarla, la principessa disse al superiore del convento: «Padre mio, vi dono quanto ho di più caro. Onorate questo simulacro e non vi mancherà mai nulla». Il superiore del convento ne fu oltremodo felice e portò la statua subito nell'oratorio dei novizi. In poco tempo la situazione economica, che era gravemente disastrata, migliorò e la comunità poté godere di un buon periodo di prosperità.
Anche i novizi fecero in breve un grande progresso spirituale, specialmente il giovane fra Cirillo, che ricevette parecchie grazie e superò felicemente una crisi spirituale che lo tormentava da parecchio tempo. Ma a causa della guerra che imperversava e delle continue incursioni, diventò rischioso restare in convento, così che i padri furono trasferiti. Soltanto due restarono, per non lasciare la casa in abbandono. Purtroppo, però, nel 1631 la chiesa fu saccheggiata dai protestanti e la statua di Gesù Bambino profanata, fu privata delle mani e gettata tra i rottami. Quando nel 1637 l'antico novizio, ormai padre Cirillo, tornò a Praga, si mise subito alla ricerca della preziosa statua e la trovò in un angolo, coperta di polvere di sudiciume, priva delle sue manine. Con grande dolore la ripulì e la mostrò al nuovo superiore, chiedendogli di restaurarla. Ma le condizioni economiche erano così precarie che non si poteva in nessun modo pensare di fare un lavoro di restauro. Padre Cirillo dovette accontentarsi di ricollocare la statua nell'oratorio così com'era. Ed ecco che un giorno, mentre pregava dinanzi ad essa, udì queste parole: «Abbiate pietà di me e io avrò pietà di voi. Datemi le mie mani ed io vi darò la pace. Più voi mi onorerete, più io vi favorirò». In seguito a questo fatto, la statua fu messa alla porta della chiesa con un cartello: «Restituitemi le mie mani». Dopo breve tempo, una persona che, pregando Gesù Bambino, aveva ricevuto un grande favore, fece restaurare la statua, che da allora fu messa in venerazione in chiesa, così che la popolazione cominciò ad andare in massa al convento per chiedere al piccolo re la pace promessa. Questo venne infatti nel 1648, con grande gioia di tutti. Padre Luigi, allora parliamo del Bambino di Praga. È una devozione molto forte, molto sentita, soprattutto adesso che sta venendo fuori, possiamo dire, in tutta la sua bellezza. Sì, una tradizione antica che tocca la fede cristiana innanzitutto, perché se prendiamo tra le mani i Vangeli ci imbattiamo nella infanzia di Gesù. E questa educazione all'infanzia, in fin dei conti, è il perno principale della nostra fede, perché la nostra fede tocca la carne di Cristo, poggia sulla carne di Cristo, non su una carne adulta, forte, ma su una carne tenerissima, quella di un bambino. Cioè Dio ha scelto di venire in mezzo a noi nella condizione della massima fragilità e della massima bellezza, quella di un bambino. In effetti è proprio questo che mi incuriosisce, cioè come mai il popolo di Dio sente il bisogno di venerare l'infanzia di Gesù? Perché è memoria della nostra, perché se non ritornerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli, perché è quello che desideriamo e speriamo di essere, perché quando siamo adulti ricordiamo quando eravamo bambini e nei momenti difficili e più bui della vita forse solo i sogni di quando eravamo bambini ci tengono a galla, ci fanno veramente sperare davanti alla vita. Certo. Quindi c'è un bisogno di ritornare continuamente alla condizione dell'essere bambini. Quando un adulto dimentica questa dimensione, scopre una ferocia dentro l'umanità e si comporta con ferocia davanti all'umanità. La guerra che viviamo in questi tempi, soprattutto in Ucraina, nel rapporto così stridente tra due popoli che potrebbero essere fratelli, come dovremmo essere fratelli tutti, rivela che quando prendiamo le distanze dall'umanità c'è solo disumanità. Padre Pablo, quando parliamo di Gesù Bambino nella spiritualità carmelitana, oltre a pensare alla grande Teresa, ricordiamo anche Santa Teresa di Lisieux, che è di Gesù Bambino e del volto santo. Guardando l'immagine di Gesù Bambino,
Vogliamo parlare della devozione di Teresina a Gesù Bambino? Teresina, che nacque 150 anni fa, per questo anche parliamo di lei, si ritrova in Gesù Bambino, perché diciamo non si ritrova in nessun altro schema di quei potenti che regnavano all'epoca, di un Dio giustiziero, di un Dio potente, e quindi lei vuole porre gli occhi sulla fragilità, come diceva Padre Luigi, su quel tratto di debolezza, Dio che si fa debole, che rovescia tutti i valori della società. Quindi vuoi seguirmi, fatti l'ultimo di tutti, fatti deboli. E quindi Teresa, che sin da piccola vive un conflitto interno con se stessa, trova nel Gesù Bambino il modello per vivere la sua vita. Lei si ritrova bambina perché debole, perché bisognosa di cure, perché ha bisogno di essere coccolata da Dio stesso. E quindi per questo Teresina di Gesù Bambino e del Volto Santo. Che parla un po' delle realtà estreme, tra virgolette, ma che rivelano il grande amore. Padre Luigi, Santa Teresina, quando parla della sua conversione, parla di Gesù Bambino definendolo però il Dio forte e potente, quando parla nella storia di un'anima, quando fa la comunione, il Dio forte e potente, che però si rivela nell'infanzia di Gesù. Questo è anche per noi un grande messaggio, che nonostante la fragilità, lui è sempre il Dio onnipotente, che si rivela attraverso questa immagine. Sì, sicuramente l'immagine dell'onnipotenza è un'immagine però che Teresa pensa come un'onnipotenza piegata. Noi abitualmente facciamo fatica a pensare una onnipotenza che si piega. Invece tutta la bellezza di Dio sta nel fatto che Dio è completamente riversato su di noi per raggiungere la nostra dimensione. E solo in questa condizione Dio si trova a suo agio, come quando un papà si piega per raccogliere il figlio e a quell'altezza si trova a suo agio, perché toccando l'umanità del figlio, la sua stessa umanità, e poi la solleva, perché non può lasciarla in quella condizione. E allora ecco, Teresina vive questo ascensore, lei lo chiama ascensore di grazia, un Dio che si piega perché io non ce la faccio a salire le scale da solo. Ho necessità che lui scenda, che lui mi prenda, che lui mi sollevi, che lui mi faccia sentire in tutto lo splendore della mia bellezza. Quando un bambino sta sulle spalle di un papà, è un re. Così come lo dici, Padre Luigi, ci fai pensare che ha più necessità Gesù di stare con noi che non noi con lui. Cioè è lui che desidera tutto questo per rendersi, tra virgolette, accessibile e quindi diventare lui, nella sua fragilità, la forza che soccorre la nostra fragilità. Chiedo scusa per il gioco di parole, ma potrebbe essere calzante come esempio. Teresa di Gesù Bambino sottolinea che se noi avessimo consapevolezza di quanto lui ci ama, correremmo incontro a lui per poterlo amare. Però noi facciamo invece tutto il contrario. Crediamo che dobbiamo fare di tutto per poterlo amare e non ci accorgiamo, perdiamo l'essenziale, che lui ci sta amando già da tempo, ci ama prima. Guardate, lo dico a voi che siete a casa, queste frasi veramente spero che restino scolpite nel nostro cuore, perché quanto più conosciamo anche la spiritualità di questi grandi santi, tanto più ci rendiamo conto che proprio sperimentando la propria fragilità hanno incontrato l'onnipotenza di Dio attraverso quella fragilità che ha caratterizzato anche il suo percorso per stare in mezzo a noi. Forse anche per questo motivo che per tradizione il bambino di Praga viene anche vestito, ha tanti abiti. A Praga sappiamo che il bambinello ha tanti abiti, quasi il volerci prendere cura di lui, così come lui si prende cura di noi.
è un rivestire l'umanità. E mi piace pensare a questo come un dono, no? Ha preso ciò che non era, ci ha dato ciò che era. In fin dei conti noi gli abbiamo dato quattro stracci, la nostra umanità, e lui ci ha dato tutto lo splendore della sua gloria, cioè la sua divinità. Ecco, quando rivestiamo Gesù, in fin dei conti ricordiamo questo interscambio. Lui ci ha dato qualcosa di bellissimo, di infinito. Noi gli abbiamo dato quel poco che abbiamo. Però Dio è felicissimo di quel poco che noi abbiamo quando si fa dono. Quando noi possiamo rivestire una persona che è povera, quando noi possiamo dare un piatto caldo ad una persona che ha necessità, quando noi ci accorgiamo del vuoto interiore dell'altro e lo riempiamo con la nostra presenza. Questo è tessere la veste ad una umanità che ne ha assolutamente bisogno. Mi fai venire in mente il gesto di Maria che fascia Gesù bambino per metterlo nella mangiatoia, quasi veramente l'umanità che riveste il divino con le proprie fragilità. Padre Pablo, hai parlato di Santa Teresina, una santa giovane, tu sei giovane, abbiamo pregato, stiamo pregando per le vocazioni, per un carmelitano e per te in modo particolare, quanto è importante Gesù bambino nella vita spirituale? È centrale, perché mi ricorda che non devo essere forte, ma è Gesù che si fa forte per me. È Gesù che prende me e diventa fortezza. Però se io faccio il forte, non ce la faccio. Se io... ti senti un po' fasciato dalla Madonna sì, in questo sì, discorso? Sì. In questo senso è la Madonna che ci ricopre, che mi ricopre nel ministero, nella vita quotidiana, e che viene in aiuto della mia fragilità. Per questo è centrale. Padre Luigi, si è parlato del 150esimo, della nascita di Santa Teresa di Gesù Bambino, ma c'è anche un altro anniversario che quest'anno celebriamo. Celebriamo un altro anniversario nel mese di aprile, e il 100esimo anniversario della beatificazione di Santa Teresa di Gesù Bambino. Questo evento è collegato alla terra di Puglia per un fatto singolare, perché nella notte tra il 15 e il 16 gennaio del 1910, Santa Teresa di Gesù Bambino, allora era ancora venerabile, apparve nel monastero delle Carmelitane Scalze di Gallipoli. E in questo monastero Teresa di Gesù Bambino, che aveva vissuto nella Normandia, al nord della Francia, e adesso va al sud del mondo, a Gallipoli, conferma la piccola via, la via dell'abbandono e dell'amore fiducioso nel Signore, la scienza dell'amore, come l'ha definita Giovanni Paolo II. Cioè ricorda a tutti che il suo cammino spirituale non l'ha sbagliato. Lei non ha scantonato, come dice Don Milani, non è andata a finire fuori strada. Ha smontato molte cose della spiritualità cristiana, ha smontato un'onnipotenza, ha smontato un Dio giudice, ha smontato la teologia dei meriti e ha creduto profondamente invece che solo l'amore riempie la vita, solo l'amore dà senso alla vita, solo l'amore è il fine e la pienezza di ogni esistenza umana. Abbandonati all'amore. Quindi a Gallipoli, nel monastero delle Carmelitane, è presente la memoria di questo intervento che Teresina, la venerabile, diciamo di questo passaggio di Santa Teresa in quella realtà. L'occasione fu singolare, le monache si trovavano in grande necessità economica e Teresa di Gesù Bambino portò i soldi non solo per coprire il debito, ma anche per poter vivere più serenamente. E in quel contesto, miracolo nel miracolo, perché il vero miracolo che accade non è il fatto di aver portato del denaro, ma aver detto a Madre Carmela, la priora del monastero, la mia via è sicura, non mi sono sbagliata seguendola. L'ha detto a Gallipoli queste parole, cioè nella nostra terra di Puglia. La nostra terra di Puglia è stata baciata da questa grande santa proprio perché venisse fuori in tutto il suo splendore. Allora promettetemi
che quanto prima faremo insieme una puntata speciale su Santa Teresina, così possiamo approfondire di più il discorso della piccola via. D'accordo? Grazie. Grazie di cuore per la vostra presenza, grazie per averci portato il vostro bambino di Praga che insieme al bambino, tra virgolette, della Strenna oggi arricchisce il nostro studio.